Benvenuti a una nuova puntata di Terre di Lombardia fra acqua e natura. Oggi la puntata è dedicata alla località di Cernusco sul Naviglio, dove scorre la Martesana e siamo proprio di fianco. Cernusco sul Naviglio, famosa anche per le sue ville di delizia che vennero edificate nell'Ottocento e anche prima. Cominciamo da questo dipinto che raffigura una cappelletta. Il parco che troviamo qui era della Villa Lari, una villa importante, e questa probabilmente era la cappelletta di questa villa. Qui scorre la Martesana e questo è un piccolo canale che deriva acqua dalla Martesana che appunto poi prosegue il suo corso dentro il parco. Adesso cominciamo a raccontarvi qualcosa di Cernusco. In epoca romana il territorio di Cernusco sul Naviglio era attraversato da un'importante strada romana, la Via Gallica. Fino alla metà del XIX secolo il paese si chiamò Cernusco Asinario. Secondo alcuni il toponimo viene dal nome del funzionario romano Caio Asinio, morto nel 45 a.C., la cui tomba è stata rinvenuta nel 1849 a Cascinalupa. Nel XIII secolo il territorio passa sotto la supervisione e il controllo della famiglia Toriani, prima, e dei Visconti, poi, per giungere agli Sforza nel XV secolo. Nel 1443 Filippo Maria Visconti, duca di Milano, approvò il progetto di un canale che fosse in grado di irrigare le campagne nei pressi di Cernusco, oltre che azionare i mulini della zona. I lavori furono iniziati da Bertola da Novate e si conclusero nel 1457. Questo canale è la Martesana che vediamo qua. Il canale prendeva le acque dall'Adda e le faceva confluire nel Seveso, dopo Cascina de Pom. Nel 1497 Leonardo da Vinci, su richiesta di Ludovico il Moro, studiò un nuovo corso e fece congiungere Naviglio con le acque della fossa interna di Milano. Il problema del dislivello fra i due canali venne risolto con la costruzione di sbarramenti nella conca di San Marco. Nel 1459 venne costruito il ponte, che adesso vedremo, di Viale Assunta, successivamente demolito e ricostruito nel 1630 e restaurato nel 1932. Molti nobili scelsero Cernusco sul Naviglio come luogo di delizia, facendo riferimento probabilmente all'atmosfera di calma, di pace e tranquillità che si respirava, e costruirono diverse ville, tra cui Villa Lari, Villa Biancani Greppi, Villa Uboldo, Villa Ferrario e Palazzo Viganò. Adesso parliamo del Naviglio Martesana, di cui vi ho accennato prima, che fu Bertola da Novate a realizzarlo. Ecco il dipinto che proprio raffigura il ponte di Viale Assunta. Questo ponte
nella versione che vediamo oggi, è del 1932, ma restaurato negli ultimi decenni. Vediamo insieme ai riflessi della natura, degli alberi in questo caso, anche dei banani, e tra i banani si intravede una ruota di un mulino, però diciamo di epoca recente. Questa era comunque una zona azionata dall'acqua della Martesana, appunto di mulini. Quindi questo è il dipinto e adesso raccontiamo qualcosa di Cernusco e non solo. Qui a Cernusco su Naviglio esiste un luogo misterioso, particolare, che si chiama il Tempio della Notte. Si trova in via Uboldo ed è un labirinto di grotte che Ambrogio Uboldo fece costruire sotto i giardini della sua villa. Al suo ingresso pende il simulacro di una pietra di un uovo di struzzo, simbolo di vita e perfezione. Un luogo particolare, ricco di fascino e di mistero, anche inquietante. Ambrogio Uboldo era rampollo di una famiglia milanese di banchieri, brillante, erudito e amante dell'arte. Diede il via ai lavori di una costruzione di una villa a Cernusco, concepita come una casa museo per ospitare parte della sua ricchissima collezione di armi antiche, stemmi araldici, opere d'arte, sculture. Tra gli elementi presenti in giardino in stile romanico vi era il labirinto di grotte artificiali realizzato sotto una collina di riporto, il Tempio della Notte appunto, che è una struttura sotterranea a pianta circolare che presentava una doppia parete e copertura a cupola che comunica con l'esterno attraverso un oculo dalla cima, un dedolo quindi buio, rischierato solo dai fasci obliqui di luce che filtravano dai fori praticati nel soffitto, che conduce al punto di maggiore mistero, per così dire, di questo luogo, dedicato alla dea greco-romana della notte, madre del sonno, dei sogni e dei piaceri amorosi. Il tempio è un'ampia sala con delle pareti scandite da nicchie e da colonne binate, realizzate in mattoni e sormontate da blocchi squadrati di pietra. Il soffitto è composto da una cupola emisferica in cotto che rappresenta la volta celeste. Alla muratura interna sono addossate 8 colonne in marmo bianco con capitelli di ordine corinzio e nelle nicchie, oggi vuote, ma all'epoca dovevano ospitare statue. Quindi questo luogo, di questo Tempio della Notte, a un certo punto poi venne qualche... una quindicina d'anni fa venne riaperto al pubblico, però a un certo punto però lo richiusero. Oggi effettivamente non si può più visitare, però è molto bello. Ai tempi l'estensione delle grotte era maggiore e del labirinto sgorgavano fonti d'acqua sotterranea ed era presente anche un piccolo lago e ruscelli e una pietra squadrata, l'unica presente usata, si pensa, come altare durante i riti di iniziazione. Come vi ho detto, è un luogo purtroppo non in questo momento visitabile, ma molto misterioso, molto fascinoso. Qui al mio fianco troviamo scorrere la Martesana, che vi ho detto è del XV secolo e nasce a Concesa di Trezzo sull'Adda, vicino al santuario. Tra i mestieri di un tempo lungo la Martesana c'erano i barcaioli che trasportavano merci di ogni genere, i pescatori che catturavano pesce per le loro famiglie e per vendere anche ai ristoranti, ma il mestiere più richiesto era la lavandaia e abbondavano le stiderie che servivano famiglie, ristoranti, trattorie e ospedali. Governare una barca lungo la Martesana non era facile, soprattutto durante le curve e l'attraversamento dei ponti. Tutte le sponde erano quindi rinforzate con grossi pali di legno chiamati briccole, in modo che le chiatte potessero appoggiarsi senza causare danni al materiale o alla barca stessa. Spesso inoltre le chiatte avevano appiccicato un dipinto sullo scafo frontale, dei cerchi colorati. Questi stavano a indicare la cava di provenienza nel caso trasportassero, per esempio, la sabbia. Un affresco raffigurante la Madonna detta dei barcaioli è venerata proprio da loro stessi da sempre e si trova a Concesa di Trezzo sull'Adda dentro il santuario. La devozione continua fino ai nostri giorni. Nel corso degli anni sono nate molte leggende che si sono poi
in certi casi perse nel tempo, storie di personaggi più o meno noti che vissero lungo le sponde della Martesana. Tra esse vi è anche una maledizione che fa riferimento alla costruzione dello stesso naviglio. Siamo nel 1455 circa, quando Napo, figlio di una nobildonna locale, era in procinto di sposarsi con la contessina Silvia, che però un giorno venne trovata in compagnia del duca di Milano, Francesco Sforza. In realtà la giovane aveva appena subito un inizio di avance, quindi non è detto che effettivamente c'era una storia tra loro. Napo, accecato dalla gelosia, si scagliò contro il duca, che fece rinchiudere il ragazzo nelle segrete del castello di Trezzo. Il duca a questo punto propose alla madre un accordo che se avesse a sue spese costruito il canale, lo Sforza avrebbe lasciato correre questa situazione, ma lanciò una maledizione la madre, pur diciamo accettando questo, per così dire, ricatto. E questa maledizione consisteva nel fatto che diceva che sarebbero morte molte persone affogate dentro la Martesana. Pare che questa maledizione avesse causato comunque delle perdite e un giorno il fantasma di Napo decise di apparire in sogno alla madre, accompagnato dalla folla dei fantasmi di tutti quelli affogati e di porre fine a questa maledizione, a questo anatema. Quindi diciamo anche questa è una leggenda, diciamo bisogna cogliere le parti storiche vere e naturalmente una parte sicuramente di fantasia, però dobbiamo anche dire che questo modo era diciamo una via d'uscita per far sì che i grandi raccontassero ai bambini questa maledizione ai fini che loro non andassero nei pericoli lungo il canale. Vedete questi alberi alle mie spalle, molto belli, molto maestosi. Sono faggi. Il suo nome deriva dal latino fagus, che significa mangiare, alludendo al suo frutto che è commestibile. L'albero del faggio ha una crescita molto lenta e molto longeva. Arrivano a essere plurisecolari. È un albero di grandi dimensioni e può raggiungere i 30-40 metri di altezza. Per la sua corteccia liscia e ben levigata, il faggio è stato associato alla scrittura dei libri, con pagine di pergamena, i quali erano protetti da tavolette di faggio e il legno ricavato da questo albero fu utilizzato per la realizzazione di scrittoi, soprattutto in epoca medievale. Virgilio, nelle celebre opere bucoliche, descrive uno dei protagonisti, Titiro, nell'atto di suonare uno strumento musicale seduto all'ombra di un faggio, a simboleggiare una situazione di sicurezza e protezione. Per i Celti era un albero simbolo di saggezza e lucidità. Al faggio sono attribuite proprietà divinatorie, per esempio gli antichi popoli germanici usavano leggere il futuro tramite dei bastoncini di faggio. L'unica figura mitologica che in qualche modo è stata associata al faggio è Diana, poiché la sua simbologia è legata al mondo delle selve e della caccia. Il faggio rappresenta il pensiero libero, la freschezza mentale. Nel linguaggio dei fiori anche le sue foglie hanno un preciso significato. Se una composizione floreale viene decorata con foglie verdi di faggio, la sua traduzione sarà «ti dono il mio amore». Se le foglie sono quelle autunnali, cioè rossastre, il significato è «ti dono il mio cuore». Questo è l'altro dipinto che raffigura, vedete qui queste foglie rosse, sono praticamente quelle che vediamo qui in questo momento verdi. Praticamente sono la vite americana che scorre lungo la Martesana e la troviamo in autunno di questo colore bellissimo rosso e che è uno dei rampicanti, forma anche bellissimi pergolati e giardini e sponde in questo caso della Martesana. Alla fine della primavera fiorisce con piccoli fiori giallo-verdi non appariscenti.
a fiori, seguono grappoli di piccole bacche verdi, poi bluastre con steli rossi, molto decorative, che sono cibo prelibato per gli uccelli, ma soprattutto le foglie che diventano di bellissime tonalità di rosso, bordeaux. I popoli nativi dell'America del Nord utilizzavano questa pianta come rimedio medicinale per combattere i gonfiori, le tumefazioni e altro. Gli estratti della vite americana sono straordinari e contengono proprietà antinfiammatorie sulle articolazioni e producono benefici sulle artriti e sono anche antinfiammatorie. Parliamo della chiesa di San Rocco, che è il protettore dei contagiati. C'è molta devozione in Lombardia per questo santo e naturalmente anche altrove, che è anche tra l'altro il compatrono di Cernusco. La cappelletta che si trova vicino al ponte di via Leonardo da Vinci è chiamata Cappelletta della Peste e viene indicato come uno degli edifici più antichi di Cernusco. L'oratorio di San Rocco dovrebbe essere stato eretto come ringraziamento per la fine della peste del 1576, detta di San Carlo. San Rocco è un santo molto invocato nel Medioevo come protettore del terribile flagello della peste. La sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa, protettore tra l'altro anche delle grandi catastrofi, epidemie, malattie e anche dei cani. La figura di San Rocco è molto particolare e le fonti ci narrano della sua vita, però in modo frammentario. Nato da una famiglia benestante in Francia, abbandona i suoi averi per dedicarsi a Dio. In questo viaggio, avvenuto in epoca di pestilenza mortale, si mette al servizio dei malati nelle località più colpite, aiutandoli, confortandoli. Ammalatosi a sua volta di peste a Piacenza, andrà via dalla città e si rifugierà in un bosco lungo il Trebbia. Viene salvato da un cane, ecco perché è protettore dei cani, che gli porta ogni giorno il necessario per non morire, gli porta del pane quindi, e per riprendersi dalla peste, leccandogli le piaghe ogni giorno. Vedete qua, questo è il santuario di Santa Maria Addolorata, sempre qui a Cernusco. I primi documenti che riguardano la chiesa risalgono al 1119, ma recenti ritrovamenti permettono di far risalire la costruzione almeno al IX secolo. È documentato come oratorio e recenti restauri hanno portato alla luce all'interno e in una facciata tracce dell'antica muratura in pietra. Accanto all'edificio sacro esisteva un convento collocato nell'attiguo edificio rustico che presenta colonne con capitelli gotici. Il santuario è una semplice costruzione, ha una navata unica scandita, incampata da arcate a sesto acuto. Sull'altare si trovano una statua a lignea dell'Addolorata risalente al XVIII secolo e un Cristo morto in terracotta sotto la mensa del XV secolo. Sul fianco sinistro della chiesa si trova un'edicola votiva dedicata alla Madonna Addolorata, menzionata per la prima volta da una visita pastorale di Federico Borromeo nel 1605. Ecco l'ultimo dipinto dedicato a Cernusco, vediamo sempre la Martesana, la vite americana di cui vi ho parlato prima dai colori rossi e in quell'occasione ho dipinto un airone che era nell'acqua. Naviglio Martesana. La storia di questo naviglio risale al 1443, quando Filippo Maria Visconti approvò con una disposizione intitolata Ordo Ruge Estraendi Es Flumine Abdua, che è il nome dell'Adda, tra l'altro Abdua, il progetto che gli era stato presentato da un gruppo di illustri cittadini milanesi. Essi chiedevano di deviare le acque dell'Adda per realizzare un canale che serviva per l'irrigazione. Ecco come nacque appunto il naviglio della Martesana che nasce a Concesa di Trezzo sull'Adda.
Termina qui la puntata dedicata a Cernusco sul Naviglio. Vi lascio con questa frase di Marco Aurelio, importante imperatore romano. In nessun altro luogo un uomo si può ritirare trovando più quiete o libertà che nella propria anima. Alla prossima puntata.